Piazza Sei Corde del 4 settembre a Lagna non è stato solo un concerto, ma un incontro tra le parole scritte e raccontate, il canto e il suono della chitarra. Lo scrittore Alessandro Barbaglia ha narrato con grande ironia il tema del suo libro Nella balena, un viaggio fantastico nel ventre di una balena realmente esistita. Lo hanno accompagnato la voce e la chitarra della bravissima Carlotta. L'evento di oggi è un evento davvero diverso dal solito, perché non si concentra solo sulla musica, ma ci sarà anche la presentazione di un libro. Questo pomeriggio è stato voluto dalla rassegna Borgate dal Vivo, con la quale abbiamo condiviso un percorso di formazione della Compagnia di San Paolo Performing Art. Sono loro che ci hanno contattati perché la loro realtà è quella di portare un grande festival in piccoli posti, grandi eventi in piccoli luoghi, ed è un po' la stessa filosofia che ha sempre accompagnato anche il Paese a Sei Corde. La filosofia di Borgate dal Vivo e quella del Paese a Sei Corde si ritrovano proprio in questo discorso di portare grandi eventi in piccoli luoghi, in piccoli comuni, dove però è importante e necessario condividere delle cose che altrimenti non si potrebbero magari vedere o incontrare. Beh, vedete, io quando inciampo in questa locandina, l'ultima foto del mio grande libro, c'è qualcosa che mi resta inspiegabile, perché la locandina che è questa, al di là del fatto di raccontare del passaggio da Vercelli, cioè in alto qui a destra c'è solo 3 giorni a Vercelli, e uno può dire solo 3 giorni a Vercelli, non so, la sagra della panissa, la sagra del merluzzo con la polenta, invece no, solo 3 giorni a Vercelli, la grande balena Goliath nel 1972. Ma come ci arriva? Chi ce la porta la grande balena Goliath a Vercelli nel 1972? E cos'è la grande balena Goliath? Qual è la sua storia? Beh, insomma, io comincio a interessarmi alla faccenda e recupero la storia vera più inverosimile che io abbia mai sentito. Ed è la storia di un impresario teatrale di Torino. Un uomo, ecco, vedete, un uomo che non è uno sciocco, che non è un sognatore, che non è nemmeno un venditore così di cioccolato. È un genio. È il più grande impresario teatrale che forse l'Italia abbia mai avuto. Si chiamava Giuseppe Erba. Ora, il teatro Erba è dedicato a lui. Sarà il direttore del teatro Alfieri di Torino, dirigerà il teatro Regio di Torino e porterà in Italia Maria Callas, affiderà alla Callas la direzione dei Vespri alla riapertura del teatro Regio dopo l'incendio. Scoprirà Luciano Pavarotti. Questo è Giuseppe Erba. Solo che Giuseppe Erba nel 1954, forse giovane, forse desideroso di fare esperienza, va in Norvegia, a Trondheim, e compra una balena. Una balena. Una cosa da 26 metri e 800 quintali di peso. Una balena. La vede e non ha dubbi. La chiamerò Goliath. E poi la monta, la carica, la appoggia su un camion. Su un camion da 30 metri. Nel 1954 non esistevano i tir, gli auto articolati nel 1954. Quella roba lì, quel camion, è un accrocchio di pezzi che ha assemblato lui, Giuseppe Erba, e che è trainato da un trattore olandese. E quando dico trattore, intendo proprio trattore. E poi dalla Norvegia fa quella cosa che nessuno al mondo aveva mai pensato di poter fare. Scende. Norvegia, Danimarca, Germania, Svizzera, con un camion da 30 metri e una balena nel cassone. Alessandro Barbaglia, oggi con i tuoi racconti e quello di Nella balena ci hai portato in un'atmosfera magica bellissima. Vuoi raccontarci qualcosa di questo libro? Sì, volentieri. Beh, qui tutto è magico e tutto è bellissimo. È bellissimo il luogo, è meraviglioso il lago. E quindi il mio romanzo, che si intitola Nella balena e racconta la storia della grande balena Goliath, la più gigantesca e straordinaria attrazione da circo che abbiamo mai avuto. Una balena che si poteva visitare. Pagando un biglietto da 300 lire si poteva entrare nel ventre oscuro della balena. È una storia vera. È capitata in Italia dal 1954 fino agli inizi degli anni 80. Io ho cercato di ricostruirla, recuperarla e raccontarla, perché mi sembra la storia più straordinariamente meravigliosa che mi sia mai capitato di incontrare. Comunque, grazie per la tua così sensibilità e per la tua bravura.
Naturalmente penso che un libraio non poteva che scrivere anche libri, sei bravissimo. Grazie, beh è stato quasi un caso, nel senso che io amo molto fare il libraio significa avere a che fare con storie perfette, sono lì, bisogna solo leggerle, e scriverle invece si ha a che fare con storie imperfette che bisogna cercare di rendere il più perfette possibile, è un lavoraccio, leggere è meglio, e però in qualche modo è così, le storie ti rimangono appiccicate e cerchi di raccontare le tue, sì. Benissimo. Grazie, grazie per grazie. La giornata. Grazie a voi. Grazie a voi. Luglio del 1954, la grande balena Goliath supera la dogana svizzera e marcia verso Torino. Ma io non ci posso credere. Ma non può essere vero. Non può essere accaduto davvero. E così, in qualche modo, comincio ad andare alla ricerca dei fatti reali capaci di confermare la mia storia, di realtà in grado di confermare la mia fantasia. E così mi imbatto in una Domenica del Corriere del 1954 che racconta a disegni quello che nessuna foto è stato in grado di immortalare: l'arrivo a Torino della grande balena Goliath. The rocks to let you walk. I melted glaciers to prepare the ground. I climbed a town, the mountain top, to wait for you to greet you as a king. But you didn't come. No. Sins to let you cross your valley and the woods. I purify the waterfalls to let you drink and wash like it was on, and you never come. Carlotta, poi di nome Carlotta e poi? Carlotta Sillano è il mio cognome e il mio nome d'arte si scrive con un trattino tra le due T, però Carlotta con questa strana balbuzie tra le due T, è un errore di gioventù che mi porto appresso. Ascolta, ci hai regalato delle bellissime canzoni, una voce davvero stupenda, veramente molto, molto coinvolgente. E volevo chiederti com'era nato questo connubio con Alessandro Barbaglia. Ho conosciuto Alessandro in libreria, io sono di Vercelli e lui fa il libraio, quindi un giorno sono entrata in libreria e Alessandro mi ha accolta letteralmente a braccia aperte, che è una cosa che fa spesso con i suoi clienti, però insomma diciamo che aveva forse ascoltato delle mie musiche, delle mie canzoni e quindi subito è stato, come dire, molto accogliente nei miei confronti e da lì insomma abbiamo iniziato a conoscerci e a come dire, interessarci delle rispettive passioni, perché prima di tutto è una passione oltre che essere un lavoro, e abbiamo iniziato a collaborare a diversi eventi. Questo non è il primo che facciamo. Quanti insieme ne avete fatti? Allora, questa era una presentazione del suo libro e quindi sulla balena, diciamo, questo è stato il primo, senza dubbio. Però recentemente, qualche settimana fa, un paio di settimane fa, abbiamo qui proprio vicino al lago a Cibiasco, che è il paese che io frequento d'estate, di solito abbiamo fatto un evento su Samuel Butler, uno scrittore inglese dell'Ottocento, poi abbiamo fatto degli eventi natalizi in passato, insomma abbiamo fatto diverse molto cose, carino. Sempre con dei temi diversi. A febbraio, proprio prima del lockdown, avevamo fatto... Il mio ultimo cosa che ho fatto prima del lockdown era con Alessandro. Ho fatto uno stranissimo spettacolo in cui il pubblico era separato da un muro. Lo sapevate nero. Già! E quindi c'era già un distanziamento sociale in atto quella volta. Insomma, comunque sì, spesso e volentieri collaboriamo, mi fa molto piacere, amo molto quello che scrive Alessandro e amo molto come lo racconta soprattutto. Sì, veramente. E quindi mi piace. La tua voce, il suo racconto è stato veramente emozionante, un'emozione ti trasportava in un altro mondo, veramente bellissimo. Ti ringrazio molto. Grazie mille.
Sur les genévriers, il y a un oiseau qui siffle là. Francesco Piperis, due parole sulle borgate dal vivo che ci ha regalato questo bellissimo appuntamento qui a San Maurizio del Paglio oggi pomeriggio. Sì, Borgate dal vivo è un festival itinerante, un festival culturale che è nato nel 2016 come festival letterario. In Val di Susa avevamo realizzato una quindicina di appuntamenti letterari e poi a un certo punto con il direttore artistico Alberto Milesi abbiamo pensato che potevamo, come dire, ampliare, come dire, il livello della proposta, cercando di inserire all'interno della rassegna anche degli spettacoli teatrali, degli appuntamenti per bambini. E infatti già dall'anno dopo siamo anche sconfinati, perché siamo andati in 4 regioni, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia. Poi siamo arrivati al punto che l'anno scorso siamo andati anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. E pensiamo che, come dire, il nostro slogan forte, che è quello dei piccoli luoghi, grandi emozioni, sia molto opportuno per la nostra attività, perché siamo convinti che se da un lato è molto facile portare degli appuntamenti anche grossi a volte, culturali nelle grandi città, la sfida diventa interessante nei piccoli luoghi. Quindi quando per esempio in un borgo di montagna o in un luogo come questo per esempio 50 persone vengono ad ascoltare una presentazione letteraria, un piccolo concerto, noi pensiamo di aver vinto la nostra sfida, perché pensiamo che la cultura sia assolutamente da condividere con più persone possibile. Quindi questa è la nostra sfida e noi siamo felici anche in questo anno molto complicato di aver realizzato Borgate dal Vivo Festival.